La soap opera Un posto al sole, in onda sul piccolo schermo dal lontano 1996, continua a distinguersi per la capacità di regalare molte sorprese ai milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere i cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. La concentrazione viene posta intorno alla vicenda riguardante Tommaso, dopo la lettera arrivata a Palazzo Palladini e indirizzata al dottor Ferri, che non sa in che modo gestire la situazione. Per tale motivo l'uomo ha deciso di chiamare in aiuto il figlio. Pubblicità. Nel corso della discussione, padre e figlio dimostreranno di avere delle idee differenti, in quanto Filippo vorrebbe accettare le richieste dei presunti rapitori di Tommaso. Il dottor Ferri, però, non crede a questa lettera e pensa che possa trattarsi di una messa in scena organizzata dallo stesso Tommaso per ottenere del denaro. In questa vicenda si è vista coinvolta Serena, che ha deciso di contattare la sorella per chiedere delle informazioni riguardo al fratello del marito. Il nome di Tommaso ha fatto riaffiorare dei ricordi drammatici nella vita del Sartori, che ha ricordato lo scontro con l'uomo capace di abusare di Serena. La preoccupazione di Filippo per via di ciò che potrebbe essere successo al fratello Tommaso. La vita di Filippo e Roberto, Riccardo Polizzi Carbonelli, è stata sconvolta da un evento inaspettato, come era stato anticipato nelle scorse settimane grazie al profilo di Instagram dell'attrice Miriam Candurro. La lettera ha fatto andare in preda alla furia Filippo, che vorrebbe aiutare il fratello a uscire da questa brutta situazione. L'episodio di lunedì 22 aprile ha fatto comprendere al pubblico il grave quadro della situazione, in quanto dalle immagini si è potuta notare la presenza di un prigioniero in difficoltà. Pubblicità. Padre e figlio partono alla volta del Messico. Roberto continuerà a essere sulla difensiva e non avrà intenzione di ascoltare le parole del Sartori, dando fine alla discussione con il primogenito. Le anticipazioni di Un posto al sole però, rivelano che il comportamento dell'imprenditore finirà per sorprendere i milioni di telespettatori italiani, in quanto si dirà intenzionato a ricucire i rapporti con Filippo. Nelle puntate della prossima settimana, il marito di Serena si dimostrerà pronto per fare una scelta decisiva, al punto che vorrà partire alla volta del Messico. Tuttavia, prima di lasciare la città di Napoli, rimarrà sorpreso dall'atteggiamento del padre. Ferri prenderà una decisione insolita e avrà intenzione di accompagnare il figlio nel luogo indicato nella lettera per capire la verità intorno alla questione riguardante Tommaso. Questo articolo è stato verificato con https://www.tvsoap.it/2019/04/un-posto-sole-roberto-filippo-messico/https://www.tvserial.it/un-posto-sole-29-aprile-3-maggio-2019-anticipazioni-trame/let's-block-ads-y